Innanzitutto bisogna distinguere la psicoriabilitazione fail-safe, che noi denominiamo fail-safe mutuando un termine dell'ingegneria meccanica, che ha lo scopo di mettere al sicuro il paziente per limitare i danni che può recare alle persone e all'ambiente, e la psicoriabilitazione ristrutturante che utilizziamo nei nostri servizi, che crea le condizioni affinché il paziente costruisca visione di sé e del mondo e entri in dialogo con le visioni soggettive degli altri individui. Nella psicoriabilitazione fail-safe, il modello che viene utilizzato e la metodologia utilizzate ritengono la malattia mentale una malattia biologica. E la cura elettiva è la psicofarmacologia, che consiste nel contenere i sintomi. Nella psicoriabilitazione ristrutturante, il modello di appartenenza considera la malattia mentale come una malattia del pensiero, della decisione responsabile e pertanto compromette la capacità di entrare in un dialogo intersoggettivo con le altre persone. Nella riabilitazione fail-safe vengono acquisiti dei comportamenti meccanici, scevri da qualsiasi capacità di riflettere in autonomia e in modo creativo. Nella psicoriabilitazione ristrutturante l'individuo, in questo caso il malato psichico, acquista la capacità di riflettere su quello che gli succede e su quello che succede alle altre persone, e quindi attraverso il lavoro psicoterapico costruisce visioni sempre più complesse della realtà e di se stesso. Solo in questo modo è possibile veramente raggiungere una reale autonomia sociale e lavorativa. Non a caso i pazienti che afferiscono ai nostri servizi passano da un'autonomia protetta ad un'autonomia semiprotetta e poi ad un'autonomia reale che riguarda l'inserimento sociale e lavorativo, autonomo. Per questo motivo abbiamo anche costituito una cooperativa di tipo B, denominata Sinolo, per l'inserimento lavorativo dei pazienti. È stata anche voluta dai familiari che oltretutto tengono a cuore l'inserimento dei propri figli. Il sistema sanitario dovrebbe garantire il diritto alla salute e anche il diritto a decidere dove curarsi. In psichiatria, in campo psichiatrico, il malato deve accedere, deve essere preso in carico dal servizio sanitario, dal centro di salute mentale, del RAS di competenza territoriale, e è lo psichiatra che lo tiene in carico che decide dove deve curarsi. I pazienti che vogliono afferire nelle nostre strutture devono seguire questa trafila. Molto spesso i familiari non hanno le informazioni adatte e la forza per ottenere i loro diritti. Per questo motivo, alcuni familiari e alcune persone sensibili a questo problema hanno costituito la cooperativa Liberamente, che ha lo scopo di difendere i diritti del malato psichico, ma anche soprattutto di sensibilizzare l'opinione pubblica superando lo stigma dell'incurabilità e della pericolosità del malato psichiatrico.